La scorsa settimana ho avuto modo di provare uno dei giochi più attesi della stagione e forse avrete capito di cosa parlo da questo cappello. Sto ovviamente parlando di Hogwarts Legacy, il nuovo action RPG di Avalanche e Warner Bros. Games in arrivo il 10 febbraio su console next gen, quindi PlayStation 5, Xbox Series X e su PC. L'idea alla base del gioco è fantastica, vivere un anno intero di scuola a Hogwarts, proiettandoci però 100 anni prima degli eventi di Harry Potter, in modo anche di non calpestare tutto quello che è la lore, appunto, di Harry Potter, dei film, di quello che abbiamo visto finora. In questo video vedrete quindi scene inedite del gioco, con il mio commento, con il mio racconto di questa anteprima, e cercherò appunto di fare una prima critica a quelli che sono i difetti, ma anche evidenziare quelli che sono i pregi di questo gioco appunto tanto atteso. Ecco quindi la nostra video anteprima di Hogwarts Legacy e ricordatevi di iscrivervi al canale per altri contenuti come questo. Hogwarts Legacy mette davvero molto sul piatto. Un po' gioco di ruolo, un po' simulatore sociale, un po' avventura, il tutto immerso nel mondo magico di Harry Potter. E la versione di prova su cui ho messo le mani ha cercato in qualche modo di farmi provare tutte queste esperienze, anche se ovviamente non in modo completo. Giusto per dovere di cronaca, la versione in questione, quella che vedete nel video, era quella dedicata a PlayStation 5. La demo è iniziata con l'editor di creazione del personaggio, che permette di mettere mano ad un bel po' di opzioni e personalizzazioni. Si sceglie tra un'ampia varietà di preset per poi decidere tutti o quasi i dettagli che caratterizzeranno il volto del nostro mago. La cosa più difficile da scegliere? Il nome e il cognome. Iniziate a pensarci sin da ora per non perdere mezz'ora davanti alla schermata. Ah, e si può scegliere anche il livello di difficoltà a scelta fra storia, facile, normale o difficile. Terminata la creazione del personaggio, mi sono visto proiettato in un momento imprecisato dell'inizio della storia. Questa parte però non ve la posso mostrare in questa videoprova, perché è parte integrante della trama e quindi ricca di spoiler. In ogni caso, già dai primi frangenti si capisce la cura con cui sono stati inseriti tutti quegli elementi che lo rendono un gioco fedele in tutto e per tutto al mondo a cui si ispira. Riconoscerete location, incantesimi, oggetti e creature magiche e vi sentirete sin da subito parte di una storia dai tratti epici. Purtroppo la demo si interrompeva letteralmente sul più bello, ma se queste sono le premesse, non vedo l'ora di continuare da dove avevo lasciato. L'intera avventura tra l'altro è doppiata in italiano, con attori riprodotti in modo fedele su schermo, ma senza puntare troppo al realismo, e voci di professionisti del settore ben riconoscibili sin dalle prime battute. Questa introduzione funge un po' anche da tutorial per il giocatore in modo da prendere dimestichezza con la bacchetta e i primi incantesimi. Dopo questa prima parte mi sono trovato proiettato con il mio personaggio qualche mese avanti, nel bel mezzo della vita scolastica in quel di Hogwarts. Purtroppo la demo non prevedeva la possibilità di seguire qualche lezione, parte fondamentale del gioco per imparare nuovi incantesimi e anche per stringere legami. In compenso, a cavallo della mia fida scopa, ho potuto svolazzare intorno a Hogwarts e, signori, non c'è che dire, il lavoro svolto da Avalanche sembra a dir poco incredibile. Il castello è riprodotto con dovizia di particolari e riesce ad essere fedele sia ai film che alla visione dei romanzi originali. Non sembra mancare proprio nulla, comprese la capanna del guardiacaccia, la torre di astronomia, il ponte coperto, il campo di Quidditch, anche se non si potrà giocare a Quidditch, i vari cortili e tutto quello che vi potreste immaginare. E ovviamente non manca nulla neanche all'interno. Anzi, potenzialmente c'è molto di più di quello che gli appassionati del mondo magico conoscono, vista la presenza di passaggi segreti, sotterranei e altre zone mai viste nei film. Anche le sale comuni, che però non ho avuto modo di visitare, saranno in qualche modo una sorpresa per i giocatori, visto che raramente si vede qualcosa che non sia di Grifondoro nei film. E poi ci troviamo comunque 100 anni prima degli eventi di Harry Potter, il castello è leggermente differente all'interno. Dopo il giro panoramico con gli occhi a cuoricino, sono infine entrato dentro la scuola per svolgere due rapide missioni secondarie. Niente di trascendentale e anzi qui si è palesato un possibile difetto del gioco. Le missioni richiedevano di svolgere piccoli compiti assegnati da studenti, risolvere uno dei misteri del castello, ovvero l'apparizione di strani quadri privi di disegni, e il recuperare dei libri volanti dalla biblioteca della scuola. Mettiamola così, niente di emozionante, ma si trattava comunque di attività utili ad esplorare nuove ambientazioni, scoprire segreti, anche perché ci sono ovviamente collezionabili e altri oggetti da scovare, e conoscere anche nuovi studenti. Qual è quindi il possibile difetto? Quello che accomuna molti giochi appartenenti al ruolo degli action RPG, che quando si esce dai binari della storia principale si perde un po' nell'interpretazione dei personaggi, con dialoghi spesso piatti, personaggi che sembrano un po' legnosi e inespressivi e, come nel caso delle due quest affrontate,
anche attività che sembrano un po' dei riempitivi. Probabilmente le missioni in questione sono state scelte da Avalanche per mostrare prevalentemente alcune zone del castello, come la biblioteca, la serra e la zona comune, più che per fare apprezzare lo spessore delle side quest. Se non altro, ho sperimentato i dialoghi a scelta multipla, che prevedono risposte che suggeriscono la creazione di un allineamento del personaggio. Non ho potuto accertarmi dell'esistenza di un sistema eroe rinnegato in stile Mass Effect, ma è molto probabile che ci sia, vista la vena ruolistica del gioco. Vi leggo un po' di preoccupazione in faccia. Tranquilli, è stata solo una piccola parentesi della prova. Subito dopo queste due esperienze mi sono lanciato verso un'altra missione denominata Bacchette Incrociate, dove finalmente ho avuto il primo assaggio dei combattimenti. Che figata! Avalanche si è inventato un sistema per permettere ai giocatori di accedere a quante più magie possibili. Va da sé che con un controller in mano più di 4 magie sono difficili da gestire. In realtà, grazie al sistema di controllo implementato, un giocatore particolarmente vispo può accedere facilmente a 16 magie, lanciando un'ampia varietà di incantesimi in grado di colpire e influenzare l'avversario in vari modi. I combattimenti si dimostrano dinamici, con veri e propri duelli, con scambi di incantesimi o anche semplici colpi di bacchetta, resi estremamente pirotecnici da effetti a schermo ricchi di particellari. Tutto questo poi è coreografato alla perfezione, con movimenti delle bacchette del corpo ispirati non solo a quanto visto nei film di Harry Potter, ma anche alla saga Animali Fantastici. Da buon action viene la tentazione di muoversi in continuazione, sfruttando salti e rotolate per evitare gli attacchi. La verità è che non ce n'è sempre bisogno. Ci si deve concentrare sulle magie e sulle eventuali protezioni, come banalmente un protego, a cui si accede rapidamente premendo triangolo sul pad, da lanciare ovviamente al momento giusto. Scansare una magia è praticamente impossibile, a meno che non colpisca direttamente il terreno. Quindi viene da pensare che i movimenti fisici siano del tutto inutili. In realtà, le magie non sono l'unica cosa in grado di arrecarci danno. Ci saranno nemici armati di asce, spade, bestie magiche, oggetti che ci arriveranno addosso. Insomma, di conseguenza anche muoversi tornerà molto utile. Ora, come avrete probabilmente capito, il combattimento mi è piaciuto da matti e il bello è che sa anche essere particolarmente stratificato. Peccato solo che sia stato gettato in questo contesto senza avere la padronanza che avrei accumulato con le prime ore di gioco. Dopo averci preso un po' la mano e soprattutto dopo aver affrontato la missione successiva di cui vi parlerò a breve, il combattimento è diventato ancora più emozionante e influenzato da diversi fattori. Come poi forse avrete notato, quando le magie vanno a segno, ci sono i classici numeretti da gioco di ruolo. Quindi sì, le magie hanno effetti ben precisi e danni innumerabili che sono anche influenzati da fattori quali colpi critici o debolezze degli avversari. Purtroppo anche questo aspetto non sono riuscito ad approfondirlo più di tanto durante la prova. Ad influenzare ulteriormente il tutto c'è anche l'equipaggiamento, che non solo migliora le statistiche del personaggio ma ne influenza anche l'aspetto. Da quello che ho visto non si andrà in giro per la scuola vestiti come clown solo perché si troverà un oggetto fortissimo caratterizzato da un aspetto terribile, la vera piaga dei giochi di ruolo. Si trovano vari capi di vestiario e non dovrebbero essere così tanto distanti tra loro come estetica. E ci sono anche i livelli e i punti esperienza. I nemici sono tra l'altro caratterizzati da colori diversi nei loro ritratti, in modo da farci intuire se il loro livello è abbordabile o se si tratterebbe di un combattimento particolarmente complesso. Questo tornerà molto utile con l'open world che caratterizzerà Hogwarts Legacy. Terminata questa missione, mi sono trovato proiettato in un altro momento imprecisato della storia. Per la precisione ero in una zona della foresta proibita durante i mesi invernali, qualche mese quindi dopo l'arrivo ad Hogwarts del protagonista. Non so dirvi se si trattasse di una quest secondaria o principale. Era sicuramente più lunga e complicata delle altre, ma considerato che posso parlarvene liberamente e mostrarvela in video, propenderei più per la prima ipotesi. E visto che non voglio spoilerarvi troppo nemmeno questa, accenno solo al fatto che il protagonista, scortato da uno dei possibili amici di scuola, darà la caccia ad alcuni bracconieri di bestie magiche. La missione mi ha dato l'opportunità di testare con mano gli approcci furtivi del gioco, grazie all'ausilio di incantesimi di invisibilità e varie tipologie di distrazioni. Non è sempre obbligatorio, insomma, procedere a bacchette spianate. Si può giocare di furbizia ed evitare scontri che magari a livelli di difficoltà più elevati potrebbero dimostrarsi anche difficili da superare. Questa fase è servita anche a sperimentare per la prima volta le maledizioni senza perdono. Il nostro mago non ci sembrava certo un cattivone, visto e considerato che ci trovavamo lì per salvare delle bestie magiche, ma nel repertorio di magia a disposizione c'era anche la maledizione Cruciatus. E vi dirò, usarlo su maghi e streghe malvagie che cercano di farci fuori senza troppi complimenti arreca una certa soddisfazione. E come era lecito
riuscito a aspettarsi, l'effetto visivo del lancio di Crucio è estremamente spettacolare, però nessuno mi ha obbligato a sfruttarlo in battaglia e ci sta benissimo che il suo utilizzo reiterato abbia anche delle conseguenze sulla storia, perché alla fine a decidere le sorti del nostro mago e della storia saremo in parte anche noi con le nostre scelte. Il fatto che sia visivamente spettacolare è probabilmente per indurre in tentazione il mago alla strega. Insomma, si dovrà, almeno secondo me, giocare anche di ruolo, decidendo come comportarsi e come agire in battaglia. Molto molto belli anche gli effetti di altri incantesimi, come anche un banale Expelliarmus. Dopo averlo lanciato su un goblin armato di ascia, non solo gli ho strappato l'arma di mano, ma ho avuto modo di lanciargliela addosso per metterlo definitivamente fuori gioco. Sì, non certo il più diplomatico degli approcci. Ci sono poi dei combattimenti impossibili da evitare, come quello che ha messo la parola fine alla mia prima prova di Hogwarts Legacy. Ammetto che in alcuni casi serve un po' di sospensione dell'incredulità. Vedere due maghi al quinto anno tenere testa ad un gruppo di maghi adulti coadiuvati da Animagus e Goblin dà un po' da pensare. Ma senza scadere troppo negli spoiler, è già noto al grande pubblico che il protagonista di Hogwarts Legacy è tutt'altro che un normale mago o strega. Cosa aspettarsi quindi da Hogwarts Legacy? Da quanto ho visto e da quanto spero avervi fatto vedere con questo video, il gioco di Avalanche e Warner Bros. Riesce ad essere fedele e rispettoso del materiale originale, introducendo al contempo nuove aree, personaggi, magie e storie che comunque calzano alla perfezione con il contesto, e lo fa proponendo ambientazioni riprodotte in modo meraviglioso. Il castello sembra davvero incredibile e non vedo l'ora di esplorare anche i dintorni per scoprire le potenzialità dell'open world. Il tutto è coadiuvato da un gameplay classico ma comunque ben organizzato, che coglie a piene mani dagli action RPG del passato, sperimentando al tempo stesso nuove dinamiche per la gestione delle abilità. Difficile forse definirlo innovativo, anche se ci sono dei discreti guizzi creativi nel sistema di combattimento, ed è anche molto probabile che alcune sezioni side quest siano dei meri riempitivi pensati appunto per allungare un po' il brodo. Si parla comunque di svariate decisioni di ore di gioco per portare a termine solo la storia principale e molte di più per completare il tutto al 100%, e tutto questo senza tenere in considerazione che lo si può giocare 4 volte scegliendo ogni volta una casata diversa. È insomma il gioco che vi aspettate che sia. Da un punto di vista tecnico, il gioco in modalità performance sembra reggere su PlayStation 5 i 4K a 60 frame al secondo, con anche l'ausilio di un minimo di ray tracing. Non si punta al realismo quanto più ad ottenere un risultato fedele al materiale relativo ad Harry Potter, senza però esagerare. Le zone che ho visitato sembravano molto belle e caratteristiche, ma l'open world e tutto Hogwarts sarà ben più grande e vasto, e non è ancora il momento di giudicare quanta cura sia stata veramente impressa al tutto. Per quanto riguarda il comparto audio, come già accennato, Hogwarts Legacy è completamente doppiato in italiano, senza dubbio un grosso punto a favore per il gioco. Ottime anche le musiche che caratterizzano sia le fasi concitate, come banalmente i combattimenti, sia alcuni momenti di esplorazione libera. Si tratta ovviamente di una colonna sonora strumentale di stampo classico che calza a pennello con il contesto di gioco. Si prospetta insomma un'esperienza solida che per forza di cose strizza l'occhio ai fan del mondo magico. Non so quanto appeal potrebbe avere su chi non ha mai letto o visto Harry Potter, ma c'è da dire che i toni sembrano pensati anche per un pubblico adulto, e per certe cose potrebbe prestarsi bene anche come punto d'ingresso all'ambientazione in questione. Il fatto che il protagonista sia uno studente trasferito che deve ancora imparare un sacco di cose potrebbe essere il giusto punto di aggancio tra chi mastica poco Harry Potter e chi invece ha sempre sognato di prendere parte ad un anno scolastico ad Hogwarts. Ho comunque il sospetto che il nuovo gioco di Avalanche Warner Bros. Avrà un gran successo a prescindere da quello che la critica dirà o meno al riguardo. E ho anche il sospetto che non sia l'unico capitolo in programma. Occhi puntati al 10 febbraio, quindi, anzi, al 7 febbraio, se avete il coraggio di preordinare la Deluxe Edition. Per questa anteprima di Hogwarts Legacy è tutto. Vi ricordo di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco, quale casata sceglierete e anche come intendete giocare il gioco, mago buono o mago cattivo.